Salve a tutti carissimi investitori, oggi ci troviamo a un esclusivo party di Crypto Influencer. Ovviamente in questo periodo turbolento dei mercati, pieno di scandali, noi andremo a mettere zizzania. Lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale per vedere altri video di questo genere. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Come sono i crypto influencer alle feste? Allora, alcuni sono contenuti, altri sono un po' estroversi. Te sei contenuto o estroverso? Io sono molto contenuto. E chi è che è estroverso? The Crypto Assway. The Crypto Gateway. Oppure Crypto Fica. Lui è molto esuberante. Ma fanno i danni, fanno? Fa tanti danni. Senti Luca, ma mi ha detto Ale di Crypto Ita che è molto incazzato con te perché gli hai fatto investire tutto in Luna e FTT. Guarda, io non do mai consigli finanziari e soprattutto è lui che me l'ha detto a me. Plot twist. Lui mi ha detto che ti vuole pisciare sul cuscino, che ha perso tutto per colpa tua. Il ragazzo deve usare di più la testa, non so cosa farci. Dov'è a proposito? Che gli vuoi fare? Chiamiamolo, dai, proviamo a chiamarlo. Stiamo arrivando. Sta arrivando. Senti Ale, ma io ho parlato con Crypto Gateway. Mi ha detto che tu rimarrai sempre il numero 2 su YouTube Italia. Certo, nel mondo invertito. Che cosa gli vuoi dire? Mi piacerebbe rimanere il numero 1 per sempre. E invece? E invece sti cazzi, sto arrivando. Sta arrivando. Glielo vuoi dire a Crypto Gateway? Diglielo. Hai capito? Diglielo tu adesso. Hai capito Crypto Gateway? Ale sta arrivando. Stiamo arrivando. No, come stiamo? Io no. Finito dell'import export e poi dopo esporti droga. Hai finito di provarci con lei? No, io non posso. Senti, ma dimmi. Parliamo di cose serie. Tu ieri hai fatto lo speech con Federico Ronzoni. Sì. Lo sai che lui mi ha detto che tu scorreggiavi sempre durante lo speech? Sì, devo dire che ho scorreggiato un paio di volte, però cioè erano silenziose. Mi ha detto appunto che erano silenziose e che puzzavano troppo. Federico Ronzoni non riusciva a concentrarsi mentre parlava. Ha detto che anche se erano silenziose, tu comunque cercavi di mascherare il rumore e allora mentre facevi lo speech parlavi. Sì, infatti quando dicevo sì, ok alla panelist, io scorreggiavo nel mentre. Fede, ciao, scusa, mi dispiace disturbarti, ma l'altro giorno mi ha scritto Michael Pino, mi ha detto che ce l'ha con te perché da quando tu fai Turtle Road, le sue vendite della Michael Pino Academy diminuiscono. Mi dissocio. Da quando stai fatturando così tanto, ti chiama Fede Stronzo. Ci può stare. Ragazzi, mi raccomando, long term, adesso più che mai, tartarughe, ok, non get rich quick, tanto adesso i progettini scam non ci sono più. Ma le dichiarazioni di Michael, che gli vogliamo dire? Michael, occhio alla tartaruga. Tra l'altro, chi scroccherà il passaggio per ritornare a casa oggi? Abbracciamo Fede Ronzo che stasera ci riporta a Bergamo per arrivare alla casa che abbiamo scroccato. Ragazzi, aiutate sempre chi abbia bisogno, sì. Com'è? Buono. E ti è piaciuto? Io ho fame, mi mangio di tutto. Pure io. Qualcosa tocca buttare giù, anche io sto senza soldi, quindi non mi va di uscire fuori e pagare. Vabbè dai, lo sai, siamo in bear market. A breve qualcosa vi entra in tasca, dai. Ci entra in tasca. Con le partnership che avete stretto oggi. Ma perché ci pagano? Forza. Ma sei sicuro? Se volete vi posso dare 5 euro. 10, non in tasca 10. Ci dai 10 euro? Sì. E dacceli, oh. Funding round di Zurich Business per investitori folli. Vedete come sono generosi questi crypto influencer? Un abbraccio. Un abbraccio anche a te. Eccolo qua, Costanza. Guardate che porco. Sta mangiando le patatine, guarda. Ma perché sempre quando mangio? Hai finito di scroccare?
No, ho appena cominciato, ma è per necessità, cioè, che lo faccio, anche per lavoro. Vanno male i mercati? No, dipende, se confidi nei mercati sì, se invece non te ne frega niente, per tanto sei già povero, a prescindere, cioè ci sta, tanto che cazzo posso perdere io? Niente, e già niente avevo e... Quindi raccontaci, com'è la tua sopravvivenza nel mondo cripto? Scrocco di evento in evento, adesso ho scroccato, tipo, adesso mi servono degli hardware wallet, dopo quello che è successo con FTX, ho scroccato degli hardware wallet. Tu però la devi smettere di scroccare così tanto, perché poi non mi rimane, più niente per me. Guarda, io adesso scrocco le patatine. Secondo te io perché mi sono messo qua? Guarda, scrocco tutte, così a te non ti rimane niente. Adesso sai cosa si prova? Tutte basate sul microfono. Ti lasciamo niente a te, capito? No, no. Brutto bastardo. Io comunque vi faccio sempre i complimenti per i contenuti, perché questa... E il valore che va portato, no? Com'è essere fidanzata con un imprenditore di successo? Ma insomma, difficile, ma sto diventando anche imprenditrice, no? Sono sulla mia strada. Che cosa fai? Faccio video, pubblico i miei video e si campa così. Io li vedo i tuoi video, ma mortacci tua, ma fanno... Alcuni ho visto che fanno 70.000 visualizzazioni, ma mi spieghi come fai? Sono donna e diciamo che è un privilegio che probabilmente... Quindi è un vantaggio, diciamo. Piccolo vantaggio, sì, la spinterella penso che sia data anche da questa cosa. E che cosa dicono i commenti? I commenti no, sono carini. Qualche uomo strano in direct, sì, però... Cioè, qual è il messaggio più strano che ti manda l'uomo strano in direct? Mi hanno chiesto più volte se porto i collant. I collant? Collant sarebbe... Cioè, so questi. Sono questi i collant. Perché io non sono un esperto. Ma i collant, cioè, arrivano quelli fino a qua. E perché ti chiedono se porti i collant? Non lo so, penso sia inerente al tema della finanza. Le cripto, sicuramente. Sicuramente. Parlando di cose di coppia, cioè, tu hai detto che è difficile. Cos'è che è difficile stare con l'imprenditore di successo? È difficile che è disponibile tipo 10 minuti al giorno e poi lui si richiude nella sua stanzina, basta, quello è. Che cosa fai mentre sei chiuso nella tua stanza? Scrivo a voi, no, ragazzi? Sì. Ci scriviamo i messaggi, ci chattiamo tutto il giorno. Guarda, ti devo dire che a me non è che mi scrive così tanto spesso, cioè qualche volta sì, però non è che sta proprio tutto il giorno a parlare con me. Quindi secondo me tu due domande te le dovresti fare, chissà cosa combina lì dentro. Beh, in tal caso io andrò allora da quello che mi chiede se ho i collante. Dall'uomo strano che fa domande strane. Io bevo, perché tanto in questo periodo, con i mercati a ribasso, è l'unica cosa che si può fare. Mi invito a mettere un like se questo video vi è piaciuto. Lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Io intanto prendo un'altra tartina. Ciao, guardate i prossimi video. Un'altra tartina, grazie.